La Befana si è annoiata, vuole la calza personalizzata. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Eh sì ragazzi, la Befana si è annoiata, vuole la calza personalizzata. E oggi questo andremo a fare, delle calze in jeans personalizzatissime. A ognuno la sua. Potrete scegliere il modo in cui farle e il modo in cui disegnarle personalizzandole. Prima di passare al tutorial ti ricordo che se vuoi contribuire alla vita di Arte per Te puoi farlo attraverso il pulsante PayPal che trovi sulla home page del canale. Vi lascio qui il video di riferimento. Grazie se lo farete, ma grazie anche se non lo farete, anche solo per essere qui a tenermi compagnia anche oggi. Vi ricordo anche che vi aspetto sul mio Instagram, dove potrete trovare tutte le anteprime dei video, e sui miei due canali Ombretta e Due Cuori Una K. Vi lascio tutti i link qua sotto e i link stanno scorrendo anche qui accanto a me da qualche parte. Ma ora pensiamo alla nostra calza, quindi spostiamoci di là e andiamo a vedere la fashionissima calza personalizzata come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra calza della Befana con dei vecchi jeans strappati. Allora ci occorrerà dello scotch carta, delle forbici e forbicine. Io ho qui le forbici a zig zag, poi le forbici normali e anche le forbicine. Ci occorreranno tutte e tre. Poi ci occorrerà una confezione di colla attaccatutto. Vi lascio il link qua giù nell'info box dove poter comprarla. Me lo chiedete sempre, è la colla attaccatutto che serve per attaccare qualunque cosa per sempre. Quindi è una colla acetovinilica, la vendono sotto diversi tipi di nomi, ma la sostanza e soprattutto il tubetto è sempre lo stesso. Quando vedete questo tubetto e questa consistenza e colore di colla, è lei, potete prenderla. Dei colori per tessuti. Per i contorni userò la Pentel Gel Roller for Fabric, questa penna gel della Pentel che ha una punta penna normalissima, quindi garantisce dei profili chiarissimi e super dettagliati. Si fissa semplicemente stirando il tessuto, così come io fisso stirando il tessuto anche questi due tipi di colori, i Pentel Fabric Fan per stoffa, che sono una sorta di pastelli a cera per la stoffa. Ora li vedremo insieme e poi con voi voglio provare anche i Lobstar, che sono i pennarelli per tessuto dell'IKEA. Vi do le due alternative in maniera tale che chi volesse prenderle su internet può avere questi. Sono molto versatili anche per i bambini, questi sono divertentissimi. Chi invece ha un IKEA vicino e non vuole andare in sbattimento per andarli a cercare chissà dove, li può trovare tranquillamente al reparto tessili dell'IKEA. Io qui ho un immenso pantalone di Gabriele e allora nel cominciare la prima cosa che faccio è staccare la tasca, una tasca posteriore. Dopo aver staccato la tasca, approfitto della parte della chiappotta per fare la parte finale della calza, perché è la parte più larga del jeans, mentre la gamba la sfrutterò per fare appunto la gamba della calza. Quindi comincio a disegnare la mia calza. La disegno un po' alla meno peggio, dal lato che voglio che sia il rovescio. Io la calza la farò chiara, quindi la farò dalla parte del rovescio e quindi disegno dal dritto. Una volta disegnata tutta la gamba, ritagliamola. Tagliamo in abbondanza perché poi ci sarà tempo per rifinire. Ed ecco qui la sagoma della mia calza. Bella e pronta. Adesso con l'altra chappette faccio esattamente la stessa cosa. E per creare due calze uguali, l'unica cosa che faccio è metterla al contrario, così, e ritagliare. Questa tasca non mi serve, quindi non la eliminerò prima, la eliminerò solamente dopo aver tagliato la calza. A questo punto quello che abbiamo sarà questo. Con la gamba del jeans che mi è avanzata, ritaglio delle striscette. Per adesso le taglio tutte con la forbice liscia, perché mi viene più semplice il taglio. Con la forbice a zig zag il taglio è leggermente più complesso perché è più duro, però poi le ripasserò tutte con la forbice a zig zag, ma vi farò vedere. Quindi
faccio delle belle strisce da un 7 centimetri larghe e me le tengo da parte per decorare la mia calzetta. Bene, adesso che anche questa è aperta, elimino anche la seconda tasca. Ok, avendo le due sagome delle calze, possiamo procedere alla decorazione. E allora decido qual è la parte che voglio che rimanga innanzi. Io prenderò questa e decido come comporla, quindi dove mettere la tasca. Metterò la taschina qui, la riappiccicherò in un secondo momento e qui farò tutti i disegni. Voi potete anche farla da questo lato se non la volete decorare troppo, è sicuramente più colorata. Io invece la farò dalla parte chiara, proprio perché siccome voglio mettere i colori, e allora qui farò il risvolto. E poi, mettendo i colori, ovviamente mi verrà più colorata questa parte più chiara, ma voi decidete liberamente. Adesso andiamo di decoro. Io di decoro vado su tutto e decido cosa fare. La mia è una calza per Enzo, quindi mi tocca mettere il personaggio suo preferito, e il fortunato è proprio lui, Pikachu. E quindi farò Pikachu che esce dalla tasca, così, in modo che lui sia bello contento quando riceve la sua calza, avrà la calza del personaggio preferito, perché voi, come sapete bene, i bambini in questo periodo vogliono le calze dei personaggi, e le calze dei personaggi costano un botto, un botto. Di conseguenza possiamo farle homemade col nostro personaggio preferito che esce dalla tasca. Quindi andiamo a creare la testolina di Pikachu. Io sto andando direttamente così a penna. Voi, se non vi sentite sicuri di tracciare bene il disegno, fatevi una sagomina. Così va bene. Adesso coloriamo Pikachu. Tiro fuori i colori Lobster. Qua dicono di asciugarli col ferro da stiro, quindi sì, di fissarli col ferro da stiro. Quindi procediamo. Facciamo prima le parti nere. Non mi preoccupo delle imprecisioni dei margini, perché poi le ripasserò con la roller gel della Pentel, che è appunto quella penna con cui ho tracciato il disegno, che come vedete fa cose stupende, molto molto precise. Adesso un po' di giallo Pikachu. E voilà, e coloro anche qui l'attaccatura della calza. Poi sto sempre attenta a vedere dove la mia calza, ecco qui, così lei finirà così carinissima. E allora, quindi coloro giusto un po' di più per scrupolo. Allora, mi mancano dei colori, e allora subentriamo qui con la gamma colori Pentel, che è molto più vasta. Tanto si usano nella stessa identica maniera. Guardate quanti colori hanno i colori Pentel. Questo, per esempio, è uno dei motivi per cui ve ne ho sempre parlato benissimo, proprio perché hanno una gamma completissima di colori e quindi si può fare veramente di tutto. Come vedete, i colori tessili sono miscelabili tra loro. La differenza è che questi hanno più una texture da pastelli a cera, mentre quelli hanno più una texture da pennarelli. Ma io, come vedete, miscelo tutto senza grossi problemi.
linguetta rosa di Pikachu, interno rosso, è però un rosso scuro, quindi do una velatura con questo nero. Ecco, questi sono anche dosabili nell'applicazione, perché per esempio se voglio caricare, per esempio qui io riesco ad ottenere il nero assoluto, se invece voglio lasciarlo chiaro lascio chiaro, e per esempio qui mi permette di fare gli occhi bianchi qui e qui, e di ripassare magari dove ero andata con del nero per ristabilire del bianco puro. Averli tutti sarebbe l'ideale, ma se io dovessi scegliere quale comprare, comprerei i Fabric Fun e la Roller Gel, perché questi sono soltanto 6 colori, ma se avete vicino casa l'IKEA vi verrà sicuramente più comodo prendere quelli. Quindi non è sponsorship per la Pentel, ma è una questione proprio di opportunità. Quelli sono più colori. E poi, come vedete, col bianco riesco a dare anche le lumeggiature lì dove voglio che il giallo sia più chiaro, insomma riesco a rendere più reale, tra virgolette, il mio Pikachu. A questo punto decido come voglio che sia decorata tutto il resto della mia calza. Lascerò soltanto la tasca color dei jeans, su tutto il resto metterò qualche decoro. Molto carina. Il retro invece lo decoro in maniera più tradizionale, ma sempre con i colori dei Pokémon, quindi faccio striscia nera, adesso dobbiamo stirare tutto. Sulla tasca scriverò il nome di Enzo. Ho cercato su internet Pokémon font e mi è uscito proprio il font di Enzo, quindi di Enzo, il font di Pokémon, e quindi copierò semplicemente le lettere. E adesso lo faccio tutto nero. Rallegriamo un po' la scritta con qualche tocco di colore qua e là. Voilà. E adesso sì, è proprio il momento di stirare tutto. Allora, preparo il mio piano da lavoro con un asciugamani. Se non avessi voi davanti, stirerei sull'asse da stiro, ma prendo un vecchio asciugamani, della carta forno. Il ferro lo metto a una temperatura medio alta, poggio, comincio con la tasca e fisso la mia scritta. Se nella stiratura qualche definizione viene via, niente paura, riprendiamo i pennarelli e proprio così a caldo
ripassiamo dove vogliamo farli vedere ulteriormente e ristiriamo. Voilà. Adesso stiriamo le calze. Allora, in primis questa parte qui con Pikachu. Ok, fatto. Ta-da! Visto che i colori vengono anche un po' più vividi. E adesso la parte sottostante della calza. Qui vedete la differenza tra un tono fissato e un tono ancora da fissare. Come vedete, specie in quelli Pentel, il colore vira, diventa più scuro, mentre in quelli dell'IKEA il colore rimane chiaro come lo passate. Io l'ho fatta apposta perché, sapendolo così, mi vengono differenziate le palline dal resto. E voilà, anche questa è fatta. Adesso io, che sono ombretta di arte per te, non cucio nulla, ma riattacco la tasca con la colla attaccatutto. Non vi preoccupate, gli incollaggi con l'attaccatutto sono tenaci come una cucitura, quindi andate sereni, la calza non si aprirà. Unica avvertenza, siate sicuri di dove piazzate le cose, perché sennò macchiereste. Quindi, prima fase fatta. Adesso prendo lo scotch carta qui sul retro, così, e con le forbici a zig zag taglio il margine. Lo faccio così perché, avendo la carta, il taglio verrà certo e non sfrangiato. Se invece provate a tagliare la stoffa senza lo scotch, con questo tipo di forbici, sarà una pena, quindi munitevi di scotch carta. Stessa cosa farò su tutti i margini. La calza me la pongo innanzi in modo da vedere bene dove sto tagliando e comincio a ritagliare allegramente. Voilà, guardate che bella! Adesso, prima di ritagliare l'altra parte, faccio una cosa: elimino lo scotch, giro la svoltina così, che appiccicherò bellamente senza vergogna. Voilà, che carina la svoltina appiccicata. Quindi giro, prendo un pezzettino di jeans che avevo precedentemente ritagliato e taglio un rettangolino sempre con la forbice a zig zag. Elimino anche qui lo scotch, do un punto di colla e incollo così. Quindi do un punto di colla anche qui e incollo. Ok, adesso metto la colla su tutto il bordo della calza, senza abbondare, perché non deve passare sul tessuto. Oddio, il jeans è spesso, però cercate di non macchiare, e accoppio le due calze. Scotch carta anche qui. E ritagliamo a zig zag il bordino, svoltina anche da questo lato. Ovviamente, per tagliare la calza seguo la traccia di quella superiore, quindi proprio ripasso lì dove sono passata con la prima sforbiciata.
Ed eccola finita la nostra super calza. Ora io la faccio asciugare completamente, i margini devono essere ben asciutti per tenere il ripieno. Dopodiché metterò qui un pacco di figurine dei Pokémon, mentre all'interno metterò i miei dolcetti. Guardate, lei sta piano piano asciugandosi, vi posso assicurare che ultimata l'asciugatura sarà bella tenace in maniera tale da contenere i nostri dolcetti. Se avete delle mamme con macchine da cucire super speedy, o se voi siete delle mamme con macchina da cucire alla mano, se volete un bordino di impuntura potete anche farlo, ma vi assicuro che già così va benissimo. E allora, io ho decorato la mia calza in jeans con Pikachu, voi con chi la farete? Lasciatemelo scritto qua sotto il video. Qua sotto il video troverete anche la lista dei materiali che ho utilizzato. Cosa posso dirvi? I Pentel sono sempre molto affidabili, sono sempre facili da usare per le larghe campiture e per le definizioni. Guardate le Pokeball come sono le scosse, come sono venute ben definite. Mi sono piaciuti però anche questi textile IKEA, certo gamma colori un pochettino risicata rispetto ai Pentel, sono soltanto 6 colori, manca il bianco che è una cosa che invece, come avete visto, serve molto, ma per il resto devo dire che hanno un bel effetto vivido, quindi quello che avete più vicino casa prendete. Se invece non dovete lavarla, potete anche utilizzare dei pennarelli comuni per colorare tutto e via, e delle penne in gel per fare i margini così definiti. Basta non lavarle, la calza reggerà comunque. Quindi scegliete il materiale che preferite. Io vi ho fatto vedere quello che avevo a disposizione. Fatemi sapere voi come farete la vostra calzetta e noi ci rivediamo subito dopo le foto. E buona epifania a tutti! Pica! Visto che bella la nostra calza, sembrava una cosa noiosa in jeans, invece è diventata una cosa strepitosa, super colorata, super bella e soprattutto come la vogliamo noi. Quindi lasciate le vostre calze colorate alla Befana e lei sicuramente le riempirà, non di carbone. Bene, se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione sulle vostre pagine Facebook, mi raccomando venitemi a trovare sui due altri canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa, e soprattutto diamoci appuntamento sempre qui per il prossimo video. Buona epifania a tutti da Ombretta e da Arte per Te, tutto alla prossima volta, ciao!